Il fattore energetico nella felicità dell'uomo. Allora, oggi parleremo del ruolo dell'energia nella felicità dell'uomo. È molto breve. Ho già affermato in altri articoli precedenti che la felicità umana dipende molto dalla presenza delle illusioni. Tuttavia, uscendo dal quadro egotistico, ora devo aggiungere che il benessere interiore riceve grandi benefici da quell'agire che apporta qualcosa di buono all'uomo e alla società in cui esso vive. Noi siamo spesso infelici in quanto ci limitiamo alla stretta necessità, al calcolo del tornaconto personale. Eppure, se produciamo un bene o un servizio che risulta benefico agli altri, ne riceviamo un effetto salutare, un senso concreto del vivere, un abbandono delle preoccupazioni più immediate. Se trascorriamo gran parte del nostro tempo senza tale estensione degli obiettivi del nostro agire, finiamo per perdere la visione d'insieme. I nostri atti diventano come se fossero inutili, anche se hanno un'efficacia pratica. Come i nostri pensieri e il nostro agire, il nostro essere tutto appartiene ad una dimensione più ampia, a cui appartengono tutti gli altri enti. In questo essere al mondo, come parte di esso, ci viene richiesto di trascendere lo spazio strettamente personale e non per una questione morale, ma piuttosto per un'esigenza vitale. Sto forse qui riproponendo l'ennesima versione della concezione altruistica della vita? Potrebbe apparire così, eppure credo di voler descrivere qualcos'altro. Non si può negare, infatti, che la nostra vita tutta, dal suo aspetto individuale a quello sociale, dalla fisiologia allo spirito, dipende necessariamente da questa o quella forma di energia. Noi tutti consumiamo costantemente energia, ma è nostro compito anche di quello di produrne. E quanto più l'orizzonte del nostro agire è ampio, tanto più siamo in grado di immettere energia nel mondo e di permettere ad esso di continuare. Allora, se ci limitiamo strettamente all'individuo e ai suoi bisogni personali, non riusciamo a produrre quel sovrappiù di energia che alimenta la nostra felicità, anche la nostra felicità. Se compiamo i nostri doveri quotidiani, sussumendoli sotto questo orizzonte più esteso, allora vedremo scemare anche la depressione, il malumore, la tristezza e la ricerca ossessiva di palliativi contro quel malessere generale di cui quelle condizioni sono solo sintomi. Grazie e buona giornata.